Oggi facciamo una bella gita fino all'Acqua Dolce, il lago di Bracciano, l'antico castello dove hanno girato tanti film. E poi la gente che ti ferma per strada per raccontarti storie che hanno il sapore di altri tempi. L'associazione del volontari Il Cavallo Bianco è nata nel 1988 come incontro e scambio tra giovani con e senza disabilità, come occasione di partecipazione alla vita del territorio e di cittadinanza attiva. Sì, sì. Dal 1995 l'associazione è arrivata anche negli internati della Bielorussia. Ha fatto casa e famiglia in Bielorussia e un gruppo di giovani bielorussi lo ha aiutato a venire in Italia e a creare una cooperativa di integrazione lavorativa, la Cooperativa Sociale Integrata Matrioska. L'INAIL avviò nel 2000 la sperimentazione di un nuovo servizio di informazione e consulenza per la disabilità, denominato Superabile. È stata un'esperienza straordinaria che ha permesso nel tempo di migliorare sia la qualità che la quantità dei servizi forniti, portando Superabile, a 10 anni di distanza, ad essere un irrinunciabile strumento di informazione e comunicazione a livello nazionale sul tema della disabilità. Senta, non è che possiamo farle qualche domanda su Bracciano, stiamo facendo un piccolo documentario. Vai, Francesco. Lei lavora qui? Sono in pensione, vivo qui, ma sono in pensione. E com'è la vita qui a Bracciano? Adesso è un po' caotica, è diventata molto caotica. Troppo traffico, troppe persone, troppa gente. Però? La cosa bella? La cosa bella è il centro storico, i monti. Questo qui è il centro storico? Sì, questo è il centro storico. Questa. E poi da qui dove... Qui abbiamo il centro storico, abbiamo tutte le nostre tradizioni, tutti gli anni quando Bracciano era un piccolo borgo. Adesso sta cambiando. Adesso purtroppo sì, adesso non ci conosciamo. Prima eravamo tutta una famiglia, adesso non ci conosciamo più nemmeno dentro un palazzo. Non siamo più, a parte gli abitanti, è proprio che è cambiata la vita. Qui prima ci stavano, adesso a quest'ora, 50 ragazzini che giocavano, va bene? Quando era il vino ci stavano 100 botti messi, e così era la vita. Adesso purtroppo è un dormitorio, ognuno si chiude dentro e non c'è più. Ha detto ci sono 2000 vecchi utensili di bracciatesi. Museo! Siamo qua una arrivederci. Scendendo da Bracciano si arriva a questa bellissima chiesa rinascimentale, Santa Maria del Riposo. Ci racconta qualcosa l'architetto Francesco Rinaldi dell'associazione culturale Forum Prodi. Dunque, la chiesa è stata realizzata su un pianoro che guarda il lago. Infatti c'è una bellissima vista da qua. Non ci sono notizie certe sull'attribuzione, ci sono, perché nella documentazione d'archivio ancora non siamo riusciti a trovare i dati relativi all'architetto che ha avuto la commissione della costruzione né del pittore che ha realizzato gli affreschi. Ma la tipologia della chiesa, sia dal punto di vista architettonico e la tipologia degli affreschi, fanno pensare a un intervento della scuola di Giacomo del Duca, che era l'allievo di Michelangelo Buonarroti, che ha realizzato al castello di Bracciano il giardino segreto. Per quanto riguarda gli affreschi, qualcuno suggerisce
che possano essere anche questi di scuola degli zuccheri. Ma la chiesa attualmente è chiusa? La chiesa è fruibile, ma soltanto per alcuni eventi, perché questa è la sede dell'associazione, qui facciamo le riunioni, convegni, manifestazioni. E si possono anche fare matrimoni. Molto comune, quindi, raccolta, molto apprezzata per questo tipo di evento. Diciamo un evento più sobrio rispetto ai matrimoni che c'è del castello. Sì. Ciao Arianna. Ciao Sandro, molto che aspetti? No, da pochissimo che sono qui. Allora, visto che la cornice è incantevole, io inizierei proprio dal castello di Odescalchi. Sì, Castello Odescalchi, attualmente Odescalchi, è un castello che è stato in passato degli Orsini e prima ancora, non in questa forma, era la rocca dei prefetti di Vico e era, secondo le costruzioni dell'epoca, 1100-1200, era un massimo quadrato con una torre centrale. La costruzione inizia nel 1470 ad opera di Napoleone Orsini. Esatto, Napoleone Orsini inizia la costruzione del castello nella forma attuale, inglobando la vecchia rocca dei prefetti di Vico, e infatti all'interno sono ancora visibili le mura perimetrali di questa torre, e tra l'altro su diverse incisioni, su diverse pitture d'epoca è ancora possibile vedere come era strutturata questa torre, come era fatta fino al momento in cui è stata in piedi praticamente. Era la vecchia rocca più alta di queste torri, la vecchia torre della Rocca dei Prefetti di Vico. La piazza una volta era legata alle attività imprenditoriali che riguardavano il castello, nel senso che adesso è l'attuale piazza Mazzini, per i braccianesi è la piazza del castello, una volta era la piazza del forno. Ma c'era anche un mercato? Sì, c'era anche un mercato, lì su quella stele ci sono segnate le varie misure agricole che servivano all'uovo, insomma, per stabilire misure, pesi, prezzi e varie. Da questa parte dove si va? Al borgo? Entriamo dentro? Al Duomo, sì, entriamo dentro il borgo e arriviamo al Duomo di Santo Stefano. Andiamo? Thank you.
Allora, e qui siamo arrivati. Dove siamo? Qui siamo arrivati al Duomo di Santo Stefano di Bracciano. La chiesa in questa forma chiaramente non era così, diciamo che la primitiva chiesa di Santo Stefano probabilmente nel momento in cui regnavano a Bracciano i prefetti di Vico era annessa al castello, era attaccata al castello. Nella forma attuale in cui la vedete adesso praticamente diciamo che è arrivata tramite una serie di restauri. La chiesa è diventata viva al culto e alle persone nel momento in cui sono arrivati gli Orsini, parliamo del 1419 all'incirca, e è diventata aperta al pubblico e aperta al culto. In questa forma è arrivata grazie all'architetto Turriani, i lavori sono durati circa 70 anni, l'architetto Turriani ha spostato, ha invertito l'ordine, perché da questa parte c'era l'altare e dall'altra parte c'era praticamente l'ingresso era dietro, e quindi questo è il Duomo di Santo Stefano, che è, come vedete, attaccato al maniero, al castello, certo. Possiamo osservare questo capolavoro datato 1215, è eseguito dai fratelli Gregorio e Donato D'Arezzo, e rappresenta il Santissimo Redentore da questa facciata. Un'altra facciata che vedremo c'è la Vergine, la Madonna della Cintola, vediamo c'è una cintola di lato. Mentre i quattro sportelli laterali ci sono i quattro santi, sono rappresentati San Tommaso, San Giovanni Battista, San Nicola e San Lorenzo. Questo trittico ha una storia un po' particolare, perché è stato ritrovato intorno al 600 nelle campagne, poi nel 1920 fu rubato, poi restituito alla comunità in alcune casse di vetro che il comune, quando si vide recapitare, non aprì al momento perché non servivano, quindi è rimasto molti anni e così in un deposito. Dopodiché, quando per una volta servivano dei vetri per fare dei lavori, ci si accorse che i ladri avevano restituito le tavole. Quindi per caso? Sì, per caso. Furono rubate e furono restituite, però senza dire che all'interno delle casse ci fossero le pane, che comunque sono opere molto preziose, 700 anni non è cosa da poco. Insomma. Per la risposta al pubblico basta. Queste sono, in realtà sono già esposte al pubblico, cerchiamo, siccome siamo un'associazione di volontari, cerchiamo compatibilmente con gli orari di tenerlo aperto, comunque è già aperto, chiunque vuole o ci contatta, oppure sabato mattina e la domenica, ecco, da ottobre, 2 ore il sabato, 2 ore la domenica, è aperto per far visitare dalle 10 a mezzogiorno il trittico e le altre opere che sono all'interno del museo. Perfetto. Proseguiamo verso la sentinella? Come volete. Ci fa strada. Prego. Allora, adesso prenderemo Via del Pescino. Via del Pescino perché, come chiaramente si può constatare, Bracciano, essendo un paese affacciato sul lago, era un borgo di pescatori anche, e quindi queste viuzze pullulavano della vita anche nel pesce, perché poi diciamo che Bracciano era questo. Il borgo qui di Bracciano. Esatto, il borgo che poi all'epoca, in realtà stiamo parlando diciamo 1400, 1500 o anche prima, era questa Bracciano, questa era la vita si svolgeva qui normalmente, Via del Pescino, perché comunque sul lago c'erano una serie di famiglie di pescatori e quindi l'attività era... L'attività prevalente era quella della pesca. Esatto, la pesca, l'agricoltura. È ancora abitato questo borgo? Sì, anche se in realtà di braccianesi ne sono rimasti pochi. Questa una volta era Bracciano, i braccianesi, noi vecchi braccianesi ci sentiamo montigiani, questo è il rione Monti praticamente, la parte intorno al castello. E quindi... Allora giochi in casa qui? Questa è casa mia, ci mancherebbe altro.